La prima convocazione è arrivata le ultime settimane di settembre e è stata veramente una sorpresa. È sempre stato il mio sogno fin da quando ero bambina, vedevo la squadra nazionale come un obiettivo ed era veramente il mio sogno. E quando è arrivata questa convocazione era al settimo cielo, veramente. È stato il giorno dopo del mio compleanno, quindi un regalo proprio perfetto, e ho provato questa settimana a Follonica con le ragazze e già da lì avevo iniziato a capire che veramente questa era la mia vita. E dopo la Manu ha deciso di prendermi, quindi sono stata convocata qui ad Esio e ho cominciato a lavorare con questa squadra e mi sono trovata subito benissimo. Ho conosciuto persone, compagne di vita, veramente persone buonissime. E adesso sto continuando a lavorare con questa squadra, spero di farlo ancora per molto perché lo amo, amo veramente fare questo. Per me la ginnastica ritmica è passione, determinazione, è quella forza che mi aiuta ad andare avanti sempre, che ha sempre dato in me delle emozioni nella mia vita, ha sempre trovato spazio. Io ho sempre lavorato da individualista, ho fatto squadra con la mia società qualche anno, ma per me lavorare in squadra così è, diciamo, un'esperienza nuova. E è veramente stupendo, ma allo stesso tempo veramente difficile, perché comunque devi capire quello che pensano le altre ragazze mentre stai pensando a quello che devi fare tu, devi trovare questa intesa che penso che noi la stiamo trovando, anche se siamo comunque tutte ginnaste quasi tutte nuove. Allora, il mio sogno è di continuare a fare gare con questa squadra e quest'anno ci sono i mondiali in Italia, quindi speriamo.